papà ha 89 anni, o meglio, ne avrà già 90 quando nascerà il suo quarto figlio. La notizia, tra l'altro annunciata dal diretto interessato a un giornale svizzero, ha lasciato tutti di stucco. Sì, nascerà in estate. Spero che impari presto a giocare a Trick Track, ha confermato alla rivista Blick Bernie Eccleston, ex boss della Formula 1 che ha lasciato ufficialmente nel 2017 e che infatti ha piano piano diradato le sue apparizioni durante i Gran Premi. La mamma del nascituro è Fabiana Flosi, moglie 44enne e di origini brasiliane di Eccleston dal 2012. Ex direttrice di marketing, aveva conosciuto il magnate nel 2009 durante il Gran Premio di Interlagos. Lui è già padre di tre figlie, Deborah, che ha 65 anni, Tamara, che è la più famosa e ne ha 35, e Petra, 31. Ora Bernie Eccleston vive in Brasile dove 5 anni fa ha acquistato una piantagione di caffè e abita in una villa fattoria, da cui segue a distanza le evoluzioni del mondo dei motori che sono stati il suo mondo fino a 86 anni, da quando divenne poi presidente onorario, carica solo nominale, senza alcun potere decisionale. Dopo il mio periodo di assenza dalla Formula 1 abbiamo anche avuto abbastanza tempo per esercitarci, ha scherzato nell'intervista rilasciata a Blick. C'è sempre qualcosa da fare in una fattoria, ha proseguito, sto anche imparando molto sul comportamento degli animali, e molto spesso invito i miei amici per dare loro i prodotti della terra e della stalla. Ma adesso lo farò da solo, perché a nessuno è più permesso di farci visita, ha aggiunto riferendosi all'emergenza sanitaria che si è diffusa velocemente in Sud America e in Brasile. Eccleston è anche bisnonno oltre che futuro papà per la quarta volta. La sua primogenita di Eccleston Deborah è mamma di un maschio che è a sua volta divenuto padre. E sul nascituro ha detto, come tutti i genitori abbiamo solamente un pensiero fisso, che il bambino nasca sano. E che magari in futuro non abbia voglia di interessarsi di Formula 1. Il fiocco azzurro, come detto, verrà appeso alla porta di casa quando avrà già compiuto 90 anni e questo lo rende uno dei papà più anziani del mondo. Il record è infatti ora detenuto da un indiano che è diventato papà a 96 anni.